Ok, è partito. Quindi ciao a tutti, siamo qua con Alferg. Ciao ragazzi. Stiamo facendo un po' di PvP. Io per il momento mi porto lui, vediamo il suo PvP perché io proprio non attualmente in questi giorni ne faccio troppo poco e come sapete chi mi segue non sono proprio fan totale del PvP, quindi lo faccio molto random e quindi Alferg è molto più continuo, tranne forse in questi periodi mi dicevi per colpa Tranne degli questi orari. ultimi 2 o 3 giorni, sì, Col esatto. fuso orario Purtroppo. cambiato, insomma, un po' un problema. Però, Esatto. Va bene. vediamo, lui si applica comunque sempre un po' di più, ovviamente. Fammi vedere la linea che usi maggiormente per ora, prima di buttarci in campo. Allora, Ce n'hai considerando che una non abbiamo, preferita? No. diciamo che una base preferita, quella che vediamo adesso è una delle basi che preferisco. Però va detto che da quando hanno messo il nuovo ban ci troviamo a giocare comp anche assurde, con 5-6 PG bannati, a volte Esatto, si ricordiamo per chi diciamo. magari gli fosse sfuggita questa cosa che hanno aumentato i personaggi bannabili e quindi adesso lo scontro non è tanto comp contro comp, ma chi al volo riesce nel timer a buttare giù una cosa decente. Immagino che gli errori per ora ci sono nella creazione al volo di qualcosa. Sì, assolutamente. Poi magari lì diventa poi tutto un gioco mentale. Chi scende in campo con la comp più solida ha già vinto Sì, ci all'inizio, vuole proprio quelli. pratica, proprio tanta esperienza adesso, perché devi subito sapere le interazioni che buttare usando questo meccanismo antiquato della selezione dei personaggi, che è È molto lento. vero, e ti fa perdere troppo tempo, secondo me, Esatto. potrebbero migliorarlo. Vabbè, comunque, come base io ho sempre questa a cui sono legato perché nell'ultima season, anzi nella penultima season, sono arrivato a Legendary con questa e poi vabbè, ho come base il Bleed Ok. Due parole sul bleed, poi me dove le dici che ne stai pensando dopo questi giorni di sì, utilizzo? non mi entusiasma troppo, nel senso che non è il mio team preferito, però è un'alternativa, come dicevamo, quando ci sono i ban e niente, come principio sto cercando di utilizzarlo con Saori che ti resta un po', visto che i PG sono abbastanza, specialmente Shura, sono abbastanza di carta È vero. e diciamo provo l'interazione con mi piace giocare libera veloce per dare il buff a T1 ad Atex e provare l'one shot su magari sull'Orfeo avversario. Ok, facci vedere come hai cosmato Shura e Atex, che sono magari quelli Ora più. io all'inizio avevo provato con un felina, però ovviamente non avendo alzato il base a 5 c'era qualche volta che non entrava, E quindi non quindi conviene sfruttarlo. sì, non A conviene, anche perché rischio. veramente è veramente veramente di carta questo PG, quindi fucsia penso che venga meglio, worki Sì, meglio su di lui forse, forse sì. e mi sono mantenuto come skillaggio perché non ripeto, non mi entusiasma più di tanto. Però Vabbè, diciamo che le comunque cose importantissime ce le hai, sono la seconda e la quarta, quindi doppi turni garantiti e danno massimo con la spadata. sì, Meglio di poi così. vabbè, il solito cosmaggio da DPS fisico, cioè rami, naga e difese, diciamo Certo, così. questo negli account super pompati sciopponi è con Felina, secondo me, la morte sua, è fare il base, Sì. che c'è che qualcuno ce l'avrà sicuro a 4 col bleed garantito, quindi base e poi spadata. Questo è il suo funzionamento top, però, giustamente. Esatto. Ci vuole l'account che riesce anche a sopportare questo. Io cerco a volte di giocare in effetti anche così, nel senso, se avessi il base di Doku, i draghi di Doku a 4 potrei spammare molto anche il debuff, però mi accontento alle volte che gioco il Bleed di spammare Sanguinamento e cerco a volte anche di shottare con Shura direttamente perché. Doco il vero DPS del team, giusto? Esatto. Normalmente il vero Cambia DPS. totalmente il Però, come funzionamento. dicevo, con i draghi a 4 ti permette di fare molti più turni perché chiaramente di resistere, debuffando continuamente gli avversari, tu reggi molto di più. Certo. Quindi c'è un investimento al momento di 4 tomi di 3 tomi, perdon, per alzare il base e i draghi a 4 che non ho ancora intenzione di fare, che ripeto, lo gioco comunque poche volte libera, In cioè questo questo modo. bleed. Quindi diciamo che per il resto come support gira veramente bene normalmente così, Atex libera. lo cosmi in maniera particolare quando lo usi col bleed o sempre lo No, stesso? no, sempre lo stesso. Ah, bello DPS l'hai fatto. Sì. Più 62 di vita, quindi gli scudi buoni ce l'hai, a posto, c'è cioè la skill a 3, un bel Atex.
Bello. Sì, magari dovrei migliorare molto un po', un altro poco la velocità, però purtroppo quella lì dipende dai cosmi che per chi non li shop è un po' difficile alzare. 5-5-3-3, ottimo, cioè dai, meglio di così, è una Texas Sì, come rimata. skill va benissimo, vorrei solo, a volte mi trovo, cioè vorrei almeno un 70-80 di speed in più, però vabbè, è Magari poi difficile. sculi qualche bella sculata di qualche cosmo da qualche parte. Vedremo, vedremo. Ok, Va vabbè, con la bene, dai. base qui, tutto sommato, poi si possono scegliere, ecco, spesso gioco anche Saga e Ah, Radamanza, tu sei un anzi, grande estimatore di Saga, ricordiamo che. molto, tantissimo, tantissimo, lo adoro, e spesso, proprio in questo meta pieno di banner, secondo me, ci può tornare Nessuno da banna Saga, secondo me, no? Cioè, tra tutto il ben di Dio che c'è da bannare. poche volte, se lo vedono lo bannano, però, ti devo dire la verità, se lo vedono nelle recenti Ah, lo sì? bannano. Sì, perché comunque dà fastidio. Se uno dei BG bannati è Atena, l'avversario ha comunque difficoltà contro Saga. Va bene. Ok, possiamo Dai, andare allora, vediamo un buttiamoci in attimino campo. che cosa succede. Vediamo un po'. Speriamo che non ti bannano i bleed. Sono curioso di vedere Ushura un pochettino in movimento. Comunque, per Vediamo, adesso devo vediamo. dire che il meta è veramente carino. Ci sono tantissimi PG da utilizzare. Finalmente Artemide non è presente al 100% perché ci sono tantissime varianti di team. Bello. Vediamo. Allora, abbiamo beccato sicuro un Immortal perché non vediamo il nome. Ok. Sì, ci sono due turni di ban. Ok, vediamo un po'. Lui gioca Araya. Proviamo a fare una cosa. Atena, questo. Ecco, immaginavo che lui avesse bannato Artemide e Pandora, quindi ho cambiato ban. E Io mi lui che ha confondo bannato come. qua, Ah, devo. Toro. Lui ha bannato Toro. Toro. Questa è la parte Ok. che mi fa proprio confondere. È veramente un po' un delirio. Quindi lui Troppi fa. pochi secondi, cioè pochissimi, mi mettono l'ansia. Stai calmo, Saga. Vuole menare, mi sa. Voglio provare una cosa, non so se l'ho ancora provata questa cosa così. Vediamo. Sì, dovrebbe poter girare sta comp. Proviamo. È comunque così difficile. Le varie combinazioni sono così tante, poi ne ho provate ancora poche, voglio dire. Ecco, vediamo un po'. Adesso con un'esagra lo costringiamo a giocare diverso con Shivan, deve murare. Ok, allora andrà di base, Poi immagino, a appena questo hai un punto. secondo, se riesci, o lo facciamo con lo sconto dopo, abbassa un po' il volume degli effetti sonori che effettivamente sono fortissimi. Poi Ok, allora quando lo puoi, tranquillo. dopo lo basso. Vediamo un po' la sua speed. Dunque. Ah, Io farei così. tu ci vai a buffare Saga e ci vedi super cattiveria, proprio. Ricordiamo Vediamo un po'. che non l'hai fatto vedere, tu hai un'esaga quasi tutto 5, mi pare. Ecco, immaginavo che avesse voluto fare questa Vediamo i cosa. danni. Ah, ha resistito. Ovviamente, vabbè, il muro ha resistito, il muro. Lo volevo velare, però pensavo attaccasse con Nilo. Ha fatto una buona mossa. Accidenti. Ha fatto una buona mossa. No, Non me l'aspettavo questa. io sì, però ho sbagliato. Ho volontariamente pensato che attaccasse, diciamo, con Doko. Pensavo facesse il base. Vediamo un po' che succede adesso. Sacred Talisman!
apri Sushura per curiosità poi, per vedere come ce l'ha. attimo. Sì. E qua mi sa che dovevo velarla prima. Comunque, vabbè. Il suo Shura, vediamo, vediamo. 2515, E il proprio cosmaggio è minimo. quello lì. Il Più o meno come il tuo, cosmaggio è più quello lì. scarsino però. Ok. Quindi adesso lui avrà spammato il debuff. No. No, ai draghi a 3 pure lui. Quindi non spamma il Quindi lo usa debuff. solo per il bleed, praticamente, che però non ha attivato, mi pare, quindi. Sì, ha praticamente spammato poco sangue. Cioè, che sta facendo questo No, Doku? infatti nulla. Oddio, però. Vediamo. Veramente fortissimo Atex nel bleed. Questo colpo di Milo e dopo la possibilità di fare una seconda azione tra le tante è bello. Qua succedono poi delle cose Ma strane. perché non è caduto il muro? Hai capito? Ci sono dei buff, dei bug nel gioco Ma che questa però, cioè, cambia sono la veramente partita. strani. Sono veramente strani. Ha bloccato la scarica di Radamante, visto, Sì. controllandolo. Quanto status hit c'ha? Però è strano, guarda, con questo status a me non entra mai quasi il controllo 26. sul Radamante avversario. Si tratta anche di molta fortuna Eh sì, vabbè, cioè, ha da fatto parte sua, tentative. devo dire la verità. Proviamo a fare un'altra, ad dare un altro tipo di. La vedo messa male la partita, Eh sì. questo giro. Ho sbagliato la mossa iniziale con Esaga perché lì mi serviva. Avrei shottato Sì, con Esagari andavi almeno abbattendo 2 uno a PG uno. sui senza. Dovevo mettere il muro e renderlo invisibile. Invece ho. Vabbè. Stanno belli Fa sotto. veramente tanto danno, però non ho capito una cosa, come fa a spammare. Lui si è attivato la spada e la lancia, allora li spamma. Oh, finalmente, almeno vabbè, almeno un turno in cui mi fa sparare con Radamante. Ah, bello lui. Però c'è Fuxia, avrei dovuto buffare a questo giro, avrei potuto buffarlo Radamante, vabbè, sono scelte che Eh sì, con voglio dire. Fuxia il baffino ci sta. È Sì. quasi d'obbligo. Se no, gna fa più. È sparito Shion, a posto. Ah. Anche più lento di. Vabbè, questa è andata maluccio proprio. Sanguinamente volevo aprire il suo libro per vedere un attimo l'attacco, ma il sanguinamento è stato notevole. 745. 745. Io mi sono perso quando ha attivato la lancia, onestamente. Il Lo doppio. sai che manco io quello che non capivo. Eppure gli girava intorno Sì, spada, infatti ho lancia visto ora dopo e. quando ha fatto il danno e ho detto no, cavolo, ce l'ha là in mezzo. Però mi è Ma. sfuggito proprio vedere il momento in cui l'ha attivata. Sarà stata al T1, per forza. Ha fatto doppio base, ce lo siamo persi. Boh. No, a T1 mi sembra che ha dato. Beh, può essere, lo sai, può essere che mi è sfuggito anche a me. Allora, un'altra volta due randi ban. Pandora è sempre in mezzo alle scatole. Ah, qua mamma che odio. Allora, Jhun e Commander, sicuramente.
Lui banna Orfeo e Toro, vedi il Bastasio, poi dice che uno, lo dice. Lui che mi ha bannato Mamma come mia. terzo PG? Artemide. Praticamente è stato bannato un team intero. Poi dice perché vedi gioco spesso con Esaga, perché quello praticamente se ne vanno tutti. Allora, PG veloci non ne abbiamo, giusto? Perché forse solo Atena può mettere in campo lui. Dunque, Shaka, Libra e Atex. Vogliamo provare a vedere se gira il Blitz? Proviamo. Anche perché lui c'ha Saori e ti interessa annullargli lo status res. Lei il res proprio. Perfetto. Ma è velocissimo questa Raya. Ah, c'hai i colibrì, ecco perché. È una Raya con i colibrì. Ok. Allora. Lui però non ha portato Perché si è Thanatos. messo il velo su... Ah, per non... niente, pensavo tu avessi Esaga, ho detto ma è pazzo, niente, l'hai tolto poi. No. Dunque. Il suo Atex è molto lento. Vabbè, io farei così, vediamo un po' che. Allora. Facci sognare. Distruggigli quella raia. Abbiamo dato pure un po'. Quello purifica pure. Ha tolto il bleed. Quello purifica pure. Purtroppo finché sono una sola. Io comunque mi interessava attivare scudo, spada e lancia perché dopo posso Vabbè, infatti tanto ce spararti. l'hai attivi, quindi... Però Esatto, non li perché puoi dopo. accumulare, quindi adesso vediamo un po' la difficoltà del bleed contro Esatto. la raia. Ah, potevo fare una cosa che ho sbagliato. Vabbè. Mi sono un po' pentito di una cosa. Ho sbagliato a fare una cosuccia. E sarebbe la. Volevo buffare con la secondo turno di Libra, dovevo buffare Apex. Vabbè, vediamo un po'. Già subito GG. Se avessi avuto il buff, l'avrei ucciso. Ma Ok, io ce la fai, no? vabbè, non è un problema. Non è un Come mai non problema. hai insistito? Ce la facevi? No, preferisco fare un'altra cosa. Ok. Ottimo. Ma dovrebbe morire, vediamo. Ah, pure lui c'ha coso su Libra. Mamma, mazza, fa un male cane però il suo, perché? Poi dai un'occhiatina. No. Ah, mamma che attacco che c'ha. 10.000. Un po' di sangue. La Raya li purifica tutti di botto, vero? Tutti i bleed che No, ne può cinque. purificare uno solo, però. Un personaggio. Ecco qua. Ottimo. E già gli hai Ha annullato il bleed fatto una mossa stupida perché Shura va protetto. team. Eh sì. Vabbè, ma gli aveva messo lo scudo, forse pensava ci bastava. E Sì. No, penso che lo pensava... scudo. Cioè lui si copre Isabelle perché con lei mette il res. Dice copro lei Io penso che fondamentale. adesso se è furbo, no, non è furbo, avrebbe dovuto metterlo su Sua Araya. raia, ora glielo butti giù però, mi sa. Vediamo lui se farà molto danno. Potrebbe fare molto danno. Forse mi conviene tenere. Vabbè, no. Proviamo così. Continuiamo così, anzi, facciamo. Allora, io dovrei avere 2 turni, giusto adesso, vai. Adesso voglio debuffare un po' tutti, non può purificare tutto Araya suo. Ecco. E poi fare questo. Poi vediamo quanto gli hai abbassato Il di bonus. attacco. Ah, niente, si è purificato, Nulla niente. perché lui si purifica. Porca miseria, Araya top meta per ora. Contro il Blind, sì. Però non ce l'ha fatta Ah, nel buono squash. contro il bleed, buono contro Orfeo. Per ora E fai adesso? danni. Vediamo se c'ha una.
Sì. 37, 37, mamma Anche mia. lui avrà messo sicuramente il res, ma Atex ignora i Esatto. res e quindi siamo andati molto bene. Ah, direi che Ok, ormai. penso che questa partita l'abbiamo Esatto. messa sul binario giusto. Ci dice anche GG, GG. l'amico Free. Ci sta, bravo. Vediamo. Mamma mia, fa un male cane col sanguinamento Libra. Se avesse avuto il doppio turno sarebbe già morto. Vediamo se resiste. Sì. Ma sì. Mamma mia, fa C'è veramente una male. differenza di Atex tra quello Comunque, tuo e suo, eh. Rag, non voglio dire, siamo 2 turni su 2 che il base a 3 ha funzionato tutte e 2 le volte nel mettere le stack. A volte Te la sei chiamata. le percentuali vanno come vogliono loro, non c'è In niente. questo gioco sì. Io mi fido solo del garantito. Ah, sì, è vero. Le Anch'io. percentuali. Boh. Per ora l'unico a percentuali che mi sta dando soddisfazioni è Minosse, che lo sto utilizzando tanto in questi giorni. Ho uno status hit di 110% e ho sempre legato tutti. Mi sa che poi quei suoi cosmi glieli sposto su Camus divino. Dice. Vogliamo provare che cosa succede su Atex nemico? Vediamo. Vediamo. Col buff di Doku. Mamma mia, i 40, danni. 40 Ti calcoli. debuffa i bleed, ma non le botte che tira. Bella, Ecco qua, vabbè, giustamente. Era inutile continuare. bella. E il bleed funziona quando con questi ban hai visto da Il agire bleed molto bene. funziona, bisogna stare molto accorti. Sì. Lui per esempio non si è protetto Shura e ha fatto un Ma ha grave fatto, cioè non è più un errore di valutazione, direi, perché ha fatto bene a proteggere Saori per salvaguardarsi il res. Cioè di solito ti salvaguardi di più Saori perché tanto lei resuscita. Forse però a pensava quel che lo punto. scudo di Atex bastasse, non ha fatto i conti con la botta in arrivo. Esatto. Lì era inutile anche usare il velo perché con Esatto, Saori non Saori te lo leva. sarebbe. Io avrei preferito fosse stato lui circondare, Col cioè senno di murare poi sì. con il buon Shura. Perché io quando ho visto che non aveva Thanatos ho detto vabbè, posso evitare di murare Shura. Però se vedi che l'oppo ce l'ha, come nel Esatto. mio caso, avrebbe dovuto. Sì, forse era obbligato. Allora, Poseidon. vediamo lui invece cosa gioca. Ah, guarda, contro questi pose veloci devo dire che sto avendo difficoltà. Non ti nascondo. Io gli banno Alon perché io lo soffro, visto che non ce l'ho. Mi banna Atex e Artemide. Se n'è andato il team bleed. E quindi io so che ti dico. Sirione. Non pensavo mi bannasse Orfeo, quindi questo ci mette una Pandora Commander. Se ci mette una Pandora Non Commander, ce no, l'ha, questo sembra. mette Milo. Milo che è un problemino. Il bleed non lo posso fare, o No. no, no. Mi sa che devo giocare quella lì con Esaga, che però devo stare attento in questa partita. Che Milo soffrirà molto Milo DC, perché senza Orfeo è così. Vediamo un po'. Ormai ho visto che tutti quelli che bannano Orfeo è perché devono portare o la Brilliance o Milo DC. Eh sì, sono tanti i motivi, Orfeo. Ma Orfeo lo toglierei anche nel bleed, forse. Visto che fanno tutti i 2 turni. Se Non saprei, però vabbè, lui ha tu gli tolto fai un Atex, Orfeo buffato da non penso che Doko. lo Io possa ieri gli ho mettere. bruciato uno Shura appena agito. Invece sì, hai capito, a sorpresa. Che Invece mi trovo Shura anche senza Atex, non so. comp Vediamo, vediamo. Io non l'ho mai strana. giocato Che comp strana, ma che è? senza il trio, non l'ho mai Ma è un po' un giocato. casino sta compo, onestamente, che sta portando. Vabbè. A chi velocizza? Doko per buffare? No, ha velocizzato Pandora, ma Perché? perché, scusa, era più lento. Non l'ho visto, stavo guardando ancora la sua comp. Ah, No, giusto, c'ha 4K. le due energy di Doko, quindi può
può Sì, sì, potenzialmente agire, sì. Giusto, sì. Ma Pandora non so quanto resta viva, forse ora. Vediamo, non so che cosa fa. Il velo ormai fuori meta. Quanto è bello togliere il velo con Saori e macchiare Milo DC subito dopo. Da Vero, vero. Questa soddisfazione. volta provo a fare così. Ah, non ti Boom. sei protetto il cazzettino. No, perché lui ha capito che Thanatos è Eh il sì. nemico da numero uno. Sì, hai E in fatto questo bene. caso, però, non mi farò sciottare libera. Proviamo un'altra cosa. Proviamo questo. Io farei un buff a Thanatos per poi debuffargli A tutto fisico lui. Bravo. Non so se usare adesso, pensi che regga, vediamo un attimo. 4555, Ce 11.008, l'ha bello, è bello forte. eh. Tu c'hai il fucsia però. Giusto, Però attacco prima io, non mi interessa. non si attiva. Non so se mettere Io forse glielo metterei il res. aumentiamo un po' di difesa, il res o la cura, tu che dici? Guarda, io metterei il res forse con questo Ma no, io rischio. penso che regga, Ah, proviamo. se pensi che regga. Vediamo. Proviamo. Proviamo, proviamo. Ok. Ah, perfetto, buono, hai fatto bene. Lui dovrebbe. Vediamo se riesce a resistere. Di Vai, col pochissimo. felina. Quindi, ciaone. Ah, che è successo? Più che altro non è shottato perché avevo la barra scarica. Ah, ma io non gli ho Hai visto. capito? Non sono arrivato a vedere i danni, ma mi è sembrato quasi niente. L'occhio, cioè, non ho capito. Strano. Tanto se la prende con Pandora. Eh sì. Ma Pandora è morta adesso. Quasi. Proviamo quasi Vabbè, dai, shottarlo. dai, T1 è andato bene comunque. Sì, ci siamo difesi alla grande. Libra in questa comp è quello che dicevamo quando doveva uscire. Può far girare compo con Esaga perché dandoti quelle due energy, Esatto. anche quando Esaga le prosciuga, ti Può fa più. permettere di skillare comunque se vuole a Ashura. O Esatto. a chi vuole Pandora. Non abbiamo visto il totale di questo show, di questo Libra. Vediamo cos'è. Ah, un Marsh. Beh, io avrei provato a dargli, al posto di fare due base, avrei provato a dare il. Mi avrebbe Lo shottato. sai che probabilmente si sta preparando a usarlo come DPS. No, sai cosa? Stavo pensando. Poteva shottarmi Thanatos se avesse dato il buff. Ashura. Vediamo che succede. Mi avrebbe shottato se avesse dato il buff a Saga. Ah, Capito? sì. Ah, Perché Thanatos forse anche perché con un ti era rimasto con mezza vita, forse sì. esatto, Può col buff essere. di Thanatos. Esatto. Ma non so se questi sono sempre errori di valutazione. Magari pensava che ti buttava giù perché comunque ce l'aveva forte. Sì, sono capito, sono comunque cose Boh. Uno si abbastanza. dovrebbe aprire il PG dei nemici e farsi. Cioè, magari abituato che li butta giù. Bravo, al momento uno dovrebbe fare proprio sul momento le valutazioni, non è sempre semplice, diciamo. Se il discorso. Mi ha tentato. Ci ha provato. Ah, 21. Mi sa che vinco io. Il duello dei Soddisfacente, Saga contro Esaga. esatto, l'ho vinto. Un Goku contro Vegeta. Questa potrebbe far male col sanguinamento. Forse muore Saga, vediamo. Non lo so, Ah no, si è Aiko Go. affettato grazie alla sua capacità di curarsi quando viene attaccata.
Quindi questo è quello che dovrebbe fare un'esaga contro gli scudi di Shion. Esatto, è un gran PG. Perfetto, qui è Immortal 3. Bella, dai. Questa ne vuoi fare un'altra? Che dici? O la Come concludiamo qua? vuoi? Beh, Come vuoi facciamo tu? l'ultimina, mi è piaciuto. Quindi vado? Vai, vai, facciamo l'ultima. E poi andiamo a mangiare. È vero che si sente il calo Mamma mia. glicemico per fare le stupidaggini, se Io già ho i criceti nello stomaco. no. Esatto, io pure che è difficile pensare a tutte queste interazioni. Comunque, complimenti per il tuo esaga. Io. Grazie, figurati. Vorrei cercare di migliorarlo un altro po', però Che purtroppo è cazzo devi sempre migliorare? Non così. ce l'hai tutto 5. No, i cosmi, Ah, cosmi. ok. No, no, le skill più o meno vanno bene così. Saori e Libra, quindi mi ha bloccato proprio il Tu non resto. ce l'hai l'RC di Atena, vero? SS. No, purtroppo ancora no. Mancano tre pezzi. Appena però ho già tutte le polveri, appena L'RC arrivo. anti free to player. Maledetti. Questo ho fatto un ban a volo all'ultimo. Lui ha tolto Shion! Ti ha tolto tutto il Aia. team. Auguri. Mamma mia, aia, aia, aia. E senza Shion, vabbè, lo azzardiamo. Libra pure l'ha bannato, vero? Libra, non l'ho capito. Ma lo ha bannato Tutto tutto ti ha bannato. praticamente. Sì. Bannato vero. Che cacchio devo fare? Devo fare una comp. Poi fai, gli ributti giù Shun, esatto. Per forza, per Che devi forza, fare? per forza. Ah, Atex, ecco qui, chi può Ah, essere Atex, da ce aiuto. l'hai. Saori te l'ha bannata? Sì. Dai, non è male, Non so se mettere anche ok. Orfeo, però. Orfeo Perché forse glielo. È al lui sa posto che di può fare. Radamante. Lui può fare la Brilliance. No, Radamante è buono perché ha zero energy, cosa che gira bene. Secondo me lui fa una Brilliance, il maledetto. Forse chi lo vuoi Forse era meglio mettere? fare. No, Gicano. non ho il tempo, non ho il tempo, maledizione. Dovevo usare come Aspetta. si chiama? Artemide al posto di Giganon. Ho pensato troppo tardi. Ma meno male, non è una Dai. Brilliance. Cos'è? Un mix. Ah, è un Bleed che usa Giganon come generatore di energia al posto di Libra. Oddio. Sì, ma Oh no, ci prova subito. Ah, no, non ma mi non fa piace, non queste. mi piace. Ma ecco, Ma scusa, ma bravo. che cazzo. Ma Ma infatti, si è questo reso conto è che era il ban. il problema dei ban, questo, che mi sa che ha combinato un bordello. La vuoi Ecco. chiudere così? Tutto zero? Chi gli hai bannato tu che è entrato in crisi per le energy? Gli hai bannato dopo, No, dopo l'ho bannato lui, io ho no? bannato Ah, l'ha Temis. bannato lui e non lo potevo usare, lo scemo. Ma che cavolo, ma se ti vuoi portare sto Ma team. no, lui ha sbagliato a mettere, si è reso conto di aver perso quando ha giocato Mi. Ha Doveva. velocizzato e Atex senza avere le energy. No, ma poi ha fatto Miro al posto di Mu, perché tanto pure che avevi l'energy, non avrebbe mai ucciso Saga con un solo colpo. Dai, questa non te la considero vittoria, facciamo la prossima. Questo Ci sta, ci sta. Questo, come ti dicevo, è il è lo duello mentale. scontro mentale, però, cioè nel senso, fa parte del PvP di oggi. Non è un team di merda che ha portato lui, è entrato in caos. Esatto, io pure ho sbagliato col senno di poi. Avrei dovuto mettere Artemide perché se fosse andato in Brilliance, io riuscivo a Ma uno revelare non può pensare tutto con quello l'ombrella, in 20 però detto qui, secondi. sotto pressione, un piccolo errore l'ho Ah, fatto. Allora. ti lascio concentrare. Ok, ragazzi, questo video intanto finisce qua. Volevamo chiudere, come dicevo, con un ultimo PvP, però il gioco non ci ha aiutato perché i soliti bug ci ha bloccato l'ultima partita, quindi per oggi finisce qua. Comunque, interessantissima questa novità dei tripli ban praticamente. Abbiamo visto che cambia, cioè ci vuole anche la bravura di subito montare un team. Che ne pensi tu di questi ban così? Sì, io mi sto divertendo tanto, anche se proprio negli ultimi 2 o 3 giorni non sono riuscito a giocare, però mi diverte tanto adesso questa modalità, perché non è più una, ecco, cosa certa come era in passato. Prima, se tu incontravi un account più grosso, con personaggi più limitati, pochi ban, era difficile andare poi a incidere tanto, spesso finiva come doveva finire, cioè il più grosso batte il più debole. In questo caso, con tutti questi ban, ti puoi trovare in una condizione favorevole di line up contro anche un account più forte di te.
E quindi mette un brio, secondo me è molto divertente. Io ho apprezzato tantissimo questa scelta, anche perché così si possono giocare PG che causa i nuovi, ecco, erano passati nel dimenticatoio, quantomeno non trovavano più spazio. Ed è molto divertente. Io spero di avere un po' più di tempo per approfondire, perché secondo me ci si diverte tanto a giocare Io questi. però penso che un account più, cioè parliamo di differenze di account, uno un pochino medio contro uno grosso, anche con questi ban non viene tanto aiutato perché quello grosso comunque ha più PG per poter sostituire quelli che gli banni tu. A parità, io parlo comunque sempre a parità di personaggi. Considera che Ah, ok. io l'unico che non posso schierare perché non è adeguato come skillaggio è Alon. Quindi io Eh? senza Alon, Alone, ok. io a volte infatti perciò lo banno perché so che dà fastidio, specialmente se non porto Toro e altri PG così. Sì. E quindi in quel caso però ti posso assicurare che vedi, è capitato qualche volta anche nei giorni scorsi di riuscire a vincere contro gente proprio grossa, perché il problema è tutto, sai, basta un PG, avere un PG in più dell'avversario, più funzionale diciamo in quella linea e la puoi vincere. Chiaro è che se non hai, come dici tu, il roster completo, si soffre. Sì. In quel caso non ti aiuta tanto il A ban. molti, io immagino molti account, molte persone che magari hanno giocato con la mentalità pochi PG ma buoni, adesso se la stanno prendendo in quel posto. Questo è vero, però Perché molte chiaramente. persone che investono i tomi tutti su Thanatos, se ce l'hanno 5-5-5-5, prendono quello e lo fanno tutto 5, poi gli banni quei due, deve saltare la partita. Questo è Cioè. vero, ma io penso che però sia ce la potevamo aspettare, non è che ci hanno fatto una grazia. Io penso che sia stata una precisa scelta Questo aumento di della. ban, dici, io non me l'aspettavo onestamente. Cioè, già No, ce no, n'erano sì, due. perché Cioè, avrebbero tre? Boh. fuori. Cioè, avrebbero tagliato fuori sia le persone che non avevano seguito molto pullato o skillato gli ultimi PG, che ormai regnano, diciamo così, nel meta, e poi avrebbero comunque desistito. Ecco, secondo me, questa è la cosa più importante per loro. Avrebbero i player che, come dicevi tu, skillavano pochi PG ma buoni. Ecco, in questa ottica, loro vanno a, tra virgolette, counterare questa mossa, perché nel momento in cui ti servono tanti PG, tu in teoria devi spendere e farmare risorse anche per alzare gli Esatto, altri. per i Quindi a loro secondari, tra conviene virgolette. che tu ti prenda cura di tanti PG. Questo è il Esatto. discorso. Ormai sì, l'account è da coccolare tutto. Bravo, perché purtroppo è un gioco che se lasci indietro qualcosa, poi Eh te ne sì, penti. Io infatti è cambiato già questo che stai dicendo tu, è cambiata come ottica già quando c'è stato il banner di Shura. Infatti una delle cose che dissi che già si sapeva che stava arrivando il terzo ban è Shura è un altro DPS ottimo, bla bla, quello che è. Però a maggior ragione conviene pullarlo perché appena arriva il terzo ban dobbiamo vedere chi cacchio scendere in campo, quindi ci serve proprio materiale in più da cosmare. cosa, secondo me, possiamo già predirlo con Camus, perché chi non ce l'ha dovrà magari faticare e magari a volte sacrificare uno slot ban proprio per lui. Tra l'altro ottimo che, come si chiama, Camus Divino, da quello che si è visto funzionerà anche da solo. Così che tu, se ti trovi magari una linea, lo puoi prendere, lo butti là e te la giochi, cioè nel senso provi un po' a bloccare con i suoi control. Esatto, rallentare, perché comunque il control è sempre efficace anche in questo meta. Parlavamo prima di Poseidone, tra di noi, e anche lui sta tornando molto. Io lo vedo molto giocare con il suo Io control. vorrei vedere di più Kane, un pochino all'opera. Kane, questo PG un pochino. Un po' borderline, un po' così. Un Kane PG potrebbe forte che non giocare. viene usato. Un PG forte che non viene usato. Guarda, a volte io l'ho visto giocare, sia me l'hanno giocato contro, però erano grossi, sia in Brilliance che con il Bleed. Perché, guarda, anche il res su Shura, che è molto debole, è una cosa secondo me molto, molto interessante. Infatti, infatti. Però io non lo porto perché purtroppo mi sembra che lo skillai 5-3-5-3, quindi praticamente io ho massimo controllo per salti turni, però. Purtroppo laddove mi servono le energy, se sto senza energy lui non mi resta, perché l'ultima non è a 5, E, no, questo è il e fatto. credo che non sfrutti quella di Doko.
Questo avrebbe provato, non sapevo. Mi sa proprio di no, perché lui usa le energie che ci sono a disposizione, mica in automatico forza Hadoko per shippargliele. Non è una skill attiva, è una passiva. Quindi Esatto. non le va a prendere, mi Può sa. essere, può essere. Poi considera che per giocarlo come ce l'ho io avrei dovuto montare o su di lui, però a quel punto perde di efficacia. Lui sta bene con il Tuorne, no, scusami, con il Fucsia. Dragon Teeth o Ah. con il Fucsia. Sì, Il io lo gioco Fucsia, col Fucsia. e se sono grosse le stats, il È Fucsia è bello perfetto. resistente, è bello tankoso. Sì. Con le No, è cure di l'unica. Saori lo devo riprovare, che magari riesce a stare su, che è una meraviglia. Vero, vero, vero. L'unica alternativa per ovviare alla quarta, a tre, la quarta skill a tre è mettere su qualcuno il Kun, che quando muore qualcuno lui ti genera l'energy così che lo L'unico resta. utilizzo sensato del Kun, forse. Esatto, però voglio dire, è un Kun, cioè è un cosmo talmente brutto per il resto Sì. che ti toglie, è un peccato usarlo, Te l'hanno ecco, messo quindi scusa. farmabile ora, quindi ti puoi sfogare. Non ho capito? Te l'hanno messo farmabile ora il Kun, quindi ti puoi sfogare. Che bello. Possiamo andare a Fancun. Ok. Bravo. Dai Ok. ragazzi, per questa era tutta. Spero che vi sia piaciuta. Ringraziamo Alex Dobbiamo fare Affergar. di nulla, anzi è sempre un piacere quando riusciamo. Ciao ragazzi. Ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao.